la prima domanda da fare è: questo lockdown ha creato dei problemi psicologici nelle persone effettivi? Li ha sicuramente aumentati. Possiamo dire che sono aumentati esponenzialmente disturbi come ad esempio disturbi ansiosi, disturbi depressivi e soprattutto il disturbo dell'adattamento. Nel senso che quello che ci è stato chiesto da questa situazione è stato quello di doverci riadattare continuamente con tantissimi sforzi. Qual è la categoria di persone più colpita da questi problemi? Sono i giovani preadolescenti e adolescenti, ovvero quella fascia di età, di momento di vita che è stato più deprivato da un effetto di normalizzazione delle esperienze, che è il momento dell'esplorazione, della sperimentazione, quello in cui ti definisci chi sei e chi sarai. Questo disturbo l'ho chiamato dentro la mia testa volgarmente depressione da quarantena. È giusto o ho detto una cavolata? Io lo reputo effettivamente molto calzante. Tu hai detto depressione, io ti posso sottolineare degli ingredienti: stanchezza, irritabilità, incertezza, paura, senso di solitudine, non capire perché ci si sente turbati, arrabbiarsi continuamente. Effettivamente come è chiamato in termine medico questo disturbo? L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo ha chiamato trauma collettivo da Covid. Ok, forse è più bello il mio. Posso dirlo? O l'OMS si offende? Come ci si può sentire meglio subito? Naturalmente non immagino una magia, un incantesimo, ma dei piccoli consigli che magari possono farti accendere una lampadina in testa e dire: devo iniziare a fare qualcosa per migliorare. Invito spesso i ragazzi a condividere come si sentano, nel senso che non sono soli in questo turbamento globale che provano, che provate. È un qualcosa che unisce tutti ed essendo un po' universale, condividerlo con gli altri può già alleviare una parte di quel peso che uno magari reputa di sentire solo lui. Ecco. Molto spesso cosa succede? Quando tu esponi questi problemi, no? Tendono a ridimensionarli, no? Mentre magari nella mia testa un problema è gigantesco, lo dico a mia mamma e lei dice: sì, vabbè, tanto stiamo tutte allo stesso modo. Nell'effettivo c'è qualcosa, per esempio scrivere su diario, su un'agenda, può essere questo un metodo efficace? Certo, assolutamente, questo è un metodo dove non si condivide magari a livello relazionale con l'altro, ma stai comunque esportando i tuoi contenuti interni fuori da te, li stai mettendo su carta, li stai tirando fuori. È un pochettino quello che avviene anche all'interno di una seduta psicologica. Il grande lavoro di mettere in parola, che sia verbale o scritta, dei propri contenuti interni. Per esempio, io mi sento meglio facendo quello che mi piace, che sembra una cavolata, no? Però io sono felice quando viaggio, quando scopro storie di persone, quando mi arricchisco attraverso l'esperienza di altre persone. La cosa che volevo sapere è: funziona per tutti allo stesso modo oppure non esiste nell'effettivo una regola della felicità? No, non funziona per tutti allo stesso modo, nel senso che ognuno è portatore della sua soggettività e della propria particolarità. Quindi ognuno ha delle zone che stimolano il suo piacere, la sua curiosità, il suo desiderio, e per te per esempio viaggiare mi sembra un'ottima soluzione, e sicuramente riuscire a ritagliarsi ed implementare queste parti di piacere in una situazione di deprivazione può essere molto utile. Come le persone possono sfruttare questo tipo di servizio di psicologo online? In che modalità? Una cosa che ha insegnato anche noi è stata proprio imparare una sorta di nuovo modus operandi. Ecco, tramite il lockdown abbiamo imparato anche noi, in maniera forzata all'inizio e poi per qualcuno anche su base volontaria poi, a continuare i nostri percorsi terapeutici tramite videoterapie. Il primo riscontro è stato un aumento dei ragazzi, dei giovani nell'andare dallo psicologo?
c'è stata molta più richiesta da parte dei giovani. Non ti so dire se anche grazie al fatto che si potessero fare delle videoterapie, però sicuramente per una certa parte di giovani e di ragazzi il fatto di potersi connettere li espone meno alle loro paure. Io lo farei più volentieri così, perché sai, quella cosa che dice sempre vabbè lo faccio domani, e invece magari così potrebbe essere la volta buona in cui inizio a farlo anch'io. Iniziare un viaggio dentro se stessi è sempre una buona cosa, perché comunque la consapevolezza di sé produce tantissime cose positive. Mentre questa cosa qua, che quando tu esponi un problema di questo tipo, di solito gli adulti o i genitori tende a minimizzare, tende a dire vabbè dai, cioè non è un problema, no? Secondo te la figura dello psicologo è vista un po' come una figura strana in Italia, che magari per colpa degli adulti, sì, che minimizzano questa cosa? Da un lato essere forti nel far valere la propria emotività e il fatto di poter avere veramente voglia e anche bisogno e alcune volte necessità di intraprendere un percorso psicologico sta anche a noi. Cioè dobbiamo farlo capire che per noi quella è una cosa importante, una cosa su cui non ci si può passare sopra, anche perché più tardi si arriva a formulare una richiesta di aiuto, peggio poi si è già accumulato dolore, stress, malessere, quindi si arriva già tra virgolette tardi. Se uno riuscisse a ridurre il tempo tra penso di avere bisogno di andare dallo psicologo e andarci effettivamente, magari non ci sarebbe un inasprimento di determinati sintomi e si potrebbe agire in modo anche un pochettino più preventivo. Quindi diciamo che chi sta benissimo avrebbe bisogno di un aiuto a capire se stesso. Sì. Sì, intanto una cosa che mi piace dire è che dallo psicologo non ci va chi è debole, dallo psicologo ci va chi è forte, chi è coraggioso, chi prende il coraggio a due mani di prendere in carico se stesso nella relazione con uno psicoterapeuta. Invece uno dei limiti secondo me più grandi, no? Dici vabbè, non vado dallo psicologo perché costa troppo. Come si può ovviare a questo problema? Allora, per esempio, un'etica professionale che io sposo e che condivido, che è quella del Centro Medico Sant'Agostino, è sicuramente la volontà, tenendo delle tariffe calmierate, di andare incontro alle esigenze più disparate, anche economiche, delle persone. Con un onorario, ecco, sostenibile per entrambi, si può avvicinare molta più popolazione anche a un qualcosa che di solito può essere ritenuto un po' più elitario, ecco, va dallo psicologo chi è pazzo e chi ha i soldi, ecco. No, X. Secondo te in Italia siamo più indietro degli altri paesi sotto questo punto di vista, e quanto impatta questo problema nelle persone? In altri paesi d'Europa esiste lo psicologo di base come esiste il medico di base. In Italia per ora questa figura non esiste, sarebbe molto auspicabile che si andasse in questa direzione. Statisticamente, quanto, se io vado dallo psicologo, riesco a risolvere i problemi? Quante volte su 10? È una domanda da $1,000,000, ma direi una sproporzione netta verso la risoluzione. Ecco, quindi potrei dirti 9 su 10, 8 su 10, 1-2 teste facciamole cadere, perché magari ci sono anche altre situazioni. Io spero riesca a far capire alle persone che far capire anche a me stesso, che bisogna tenere a se stessi, soprattutto in questo periodo storico, e lo si può fare semplicemente aprendo un computer, anche senza essere miliardari, posso dire così. Concordo, assolutamente sì. Va bene, ti ringrazio, è stata gentilissima e ci vediamo presto. Sei stata? Cosa ho detto? È stata, mi ha dato del lei. Ecco, vedi, ho sbagliato, cavolo. Sei stata gentilissima e ci vediamo presto. Va bene, Gabriele, grazie a te. Grazie.